onestà, 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 che poi ovviamente mi dispiace pure, in tutta sincerità, io sono addolorato, perché sapete che per il Movimento 5 Stelle ho la stessa simpatia che ho per Berlusconi, non li condivido, però mi sono simpatici, cioè brava gente, vogliono dare una mano e pensano che tutti quelli che non stanno con loro sono tutti ladri di autoradio o persone scorrette, e poi si rendono conto che la scorrettezza è dentro di noi. Diceva Kant, l'uomo è un legno storto, cioè bisogna tutti i giorni farsi la barba, mettersi in riga. I cattolici parlano di correzione fraterna, io poi non lo so come la volete chiamare, chiamatela, ma è una vigilanza quotidiana su noi stessi e sugli altri. Questa comunità ha delle regole, e se il presidente improvvisamente, per buono e bravo che sia, dovesse in giunta o fuori dalla giunta dare i numeri, c'è della gente che mi ferma e mi dice: guarda Michele, che questa cosa non si può fare così, è sbagliata e stiamo prendendo una piega che non funziona, e c'è dentro il gruppo la libertà per correggere anche il capo. Lì ovviamente provate a immaginare che cosa sarebbe successo se lì gli errori sulle fatture, cosa sarebbe accaduto se un errore del genere, un omesso rimborso, fosse capitato al leader. Ora noi il leader lo sostituiamo, come è noto, non è un problema perché fa parte delle nostre regole, e lì il leader come lo sostituisci e come ne esci? E come funziona? E voi potete affidare un paese a della gente che non solo non si accorge manco delle truffe che subisce, perché in effetti sono parte lesa nell'eventuale reato commesso, perché si tratta di una truffa vera e propria, secondo il mio giudizio, e mi auguro che qualche procura, anzi mi auguro che il Movimento 5 Stelle li quereli, perché se noi facciamo un'intesa per la quale tutti devono fare un versamento e uno simula di averlo fatto, sta danneggiando il movimento attraverso un artificio, un raggiro che ha determinato un utile. Quindi, certo, dal punto di vista giuridico è abbastanza complessa la questione, però c'è certamente un aspetto negativo. Ora, il Movimento 5 Stelle è in grado in questo momento di governare il paese? Hanno capito tutti di no. Tant'è che io sostengo con forza l'ipotesi che il Movimento 5 Stelle acceda finalmente al suo principio e si apra al dialogo, come facciamo noi, con le altre forze politiche, per tentare di mettere in campo il meglio. Saranno capaci di dialogare? Saranno capaci di dialogare con noi? Io mi auguro di sì. Voi sapete che feci qualche cosa di straordinario, ho nominato 3 assessori del Movimento 5 Stelle. Immaginate che glielo ho notificato con i vigili i decreti. Immaginate che avevano avuto la delega all'ambiente, la delega al personale e la delega all'agricoltura, cioè di gioia si sarebbe giocata l'assessorato. Quindi 3 deleghe pesantissime per 3 donne, e non hanno voluto accettare questa sfida, perché io credo soprattutto, e qui forse hanno fatto bene perché non si sentivano in grado di gestirle e avevano bisogno di fare esperienza, ma soprattutto mi auguro che loro abbiano rifiutato anche pensando, ecco, che una sfida così non avrebbero potuto reggerla, neanche con un presidente come me, che aveva da sempre espresso nei loro confronti una particolare predisposizione, una particolare simpatia. Quando troverete un elettore del centrodestra che non ci vuole votare, dite voi che volete votare, i parenti? E quando troverete qualcuno del Movimento 5 Stelle, e che cosa vi abbiamo fatto di male? Noi stiamo facendo tutto il possibile per governare bene la Puglia e vorremmo lavorare con voi, ma perché voi pensate che sostenere lo sforzo di questa comunità pugliese in maniera più ampia non possa essere utile anche a voi? E sorrideremo davanti alla banalità di chi pretende di governare l'Italia, pretende di fare la lezione agli altri e poi non sa neanche come evitare che qualcuno col Photoshop corregga. Mamma mia, certo che ci vuole una, come si dice, una particolare e insidiosa disonestà nel costruire un meccanismo. Non sarebbe stato più facile dire: no, mi spiace, io siccome facevo l'avvocato prima di, lo dico chiaro, cogliamo questa occasione positiva, siccome facevo l'avvocato prima di fare il deputato e mi avete fatto chiudere lo studio e lo studio sta soffrendo, io non posso non avere questo denaro, se no rischio di chiudere quello studio per sempre, perché gli stipendi dei politici
contengono anche il fatto che loro non possono fare altre attività e quindi rischiano di buttare all'aria negozi, professioni. Non sono tutti fortunati come me, che sono in aspettativa e quando voglio posso tornare a lavorare. C'è della gente che facendo politica si è rovinata. Ora, quindi l'idea riduciamo gli stipendi per tutti, sapete che significa? Lasciare la politica ai ricchi o ai disoccupati, cioè a quelli che pur 2000 euro, dicevo, tra 0 e 2000 euro va bene, ma se uno è commercialista, è avvocato, è medico, è ingegnere, è giornalista, come fa a fare politica? Ecco, allora riflettiamo su questa roba e riflettiamo in campagna elettorale, perché purtroppo durante il resto dell'anno dobbiamo lavorare